Grazie. Palazzo Virgilio. Hotel, ristorante, meeting e congressi. Corso Umberto I, Brindisi. Amici sportivi, ben ritrovati a Brindisi Gol, approfondimento sportivo settimanale di Telebrindisi Web TV. Come ogni settimana, a parte la scorsa in cui il Brindisi ha riposato, eh, torniamo a, ad approfondire tutto quanto riguarda il sodalizio bianco-azzurro e questa sera lo facciamo in compagnia di Pietro Sicignano, difensore del Brindisi. Ben ritrovato Pietro. Buonasera. E Benvenuto e ben ritrovato anche l'amico e collega Giancarlo Rico. Ciao Giancarlo. Ciao, buonasera. Abbiamo riposato la settimana scorsa così come ha fatto il Brindisi perché la squadra bianco doveva affrontare il Naldò e sappiamo benissimo che essendosi ritirata dal campionato la squadra neretina adesso c'è la pausa per chi deve incontrarla. Quindi in classifica sembrano eh, tre punti in meno che adesso il Brindisi deve assolutamente al più presto a recuperare. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa è successo in questo periodo alla brindisi. Il brindisi dell'era Kirikalo aveva cominciato con una straripante e strepitosa vittoria in casa con i Monopoli per 4-0 e poi. Che cosa è successo? È successo che la settimana successiva a Taranto c'è stata una involuzione, una squadra irriconoscibile rispetto a quella vista la settimana precedente al Fanuzzi ha perso eh, per 2-1 allo Iacovone, un primo tempo che ad alcuni è apparso un po' il, il primo tempo ho visto a Matera, poi nella ripresa c'è stata ovviamente un po' più di reazione da parte dei Bianco azzurri, ma non è bastata per portare a casa i tre punti. Questo in sintesi quanto eh, io personalmente ho visto allo Iacovone, vediamo cosa pensano invece di questo i nostri ospiti. Allora, questa partita con il Taranto, Pietro, era importante per la classifica, tra l'altro abbiamo messo in evidenza il tuo bel gol, tra l'altro che è stato importante perché ha permesso a Benisi di finire di terminare il primo tempo in parità ed è, si sa comunque, una cosa mh, positiva. Che Cosa è successo in quel primo tempo? Diciamo che siamo partiti un po' con un, un approccio leggero, un approccio troppo superficiale. E nonostante tutto io credo che il Taranto abbia avuto il primo, la prima occasione sul, sul nostro errore, dove cioè ci hanno punito e siamo andati in svantaggio, poi hanno avuto quei dieci minuti dove hanno creato un'altra occasione dove è stato bravo il portiere. E siamo stati bravi noi a pareggiare su, su una palla inattiva a fine primo tempo Però diciamo che ehm, andare a Taranto e avere un approccio di, in quel modo è, è deleterio Perché al primo errore ti puniscono Poi nella, nella ripresa abbiamo, abbiamo capito dove ci trovavamo in, una, in un ambiente particolare contro una squadra forte sulla carta ma che in quel momento comunque aveva delle difficoltà anche lei soprattutto in difesa soprattutto in difesa noi lo sapevamo però il primo tempo non siamo riusciti a, ad incidere in, in attacco e poi abbiamo preso il secondo gol nel nostro migliore momento secondo me è un po' ci ha sì. tagliato le gambe quindi eh, io ritengo che il primo tempo è stato quello là dove abbiamo sbagliato l'approccio poi il secondo tempo eh, ci abbiamo provato come dovevamo fare dall'inizio secondo il mio modo di vedere e poi dopo il secondo gol del rigore ci abbiamo provato ma era molto difficile. Questa gara sicuramente già ampiamente messa in archivio perché poi c'è stata la settimana di pausa Giancarlo, adesso si pensa al marcenise, ma analizziamo brevemente un po' quello che è accaduto e quello che poteva accadere in quel match. Il eh, brindisi fino a quel momento fuori casa non aveva avuto un ruolino di marcia eccellente, eh, anzi ehm, effettivamente un ruolino di mar marcia negativo, nonostante io sia del parere che ogni gara persa dal brindisi fuori casa ha una sua spiegazione logica e mh, del momento, diciamo. Eh, però è solo una mia ovviamente idea, può essere che mi sbagli. Ma secondo te che cosa è successo alla squadra da Monopoli a Taranto? Perché quella involuzione così negativa? Effettivamente c'è stato, al di là che siano mancati in mezzo al campo eh, gli stessi giocatori che avevano fatto bene, vedi Troiano che è incappato in una giornata negativa, o lo Iodice sulla fascia sicuramente eh, che non è riuscito a mh, esprimersi come con il Monopoli. So, ma ovviamente non solo due giocatori possono fare la differenza. Che cosa è successo? Perché questa evoluzione? Alla fine eh, fuori casa, nonostante si sia cambiato il tecnico, non è cambiato nulla? Sì, laconicamente devo risponderti sì, ma eh, questo senza voler dare né responsabilità al tecnico attuale o precedente o anche ai giocatori. <coughs> I dati sono uh, stringenti nel senso che non c'è la possibilità di poter eh, trovare altre motivazioni se non quelle di una caratteristica eh, fisiologica di questa squadra. Non è la prima volta, il, se noi prendiamo i dati, e io qui ho avuto il, il piacere, il, ho passato un po' di tempo per prendere dei dati, noi vediamo che il Brindisi in casa è una squadra che ha fatto sicuramente mediamente bene ma poi c'è stata la volta che anche avendo vinto brillantemente in casa, poi ha subito fuori casa delle, delle cocenti sconfitte. Quindi, eh, a prescindere dalla guida tecnica, a questo punto c'è da dire che probabilmente questa squadra strutturalmente e per le caratteristiche dei giocatori che la compongono, Soffre di questo problema ed è Nonostante un problema. Nonostante non sia la stessa squadra vista nella prima parte del campionato, probabilmente perché chi è andato via o chi è venuto ha è ugualmente caratteristiche analoghe. Bisogna dirlo perché eh, se noi prendiamo il Brindisi, che fino ad oggi è la squadra che ha giocato più di altre in casa e meno di altre fuori casa, e ci troviamo a questo punto del campionato. Dice qualcosa il dato statistico: che il fatto che il Brindisi in casa abbia vinto sette partite e ne abbia pareggiate cinque, non perdendone mai una, ma dice ugualmente molto il fatto che fuori casa il Brindisi abbia perso più di altre, avendo giocato meno partite. Fuori casa, cioè, tra le squadre che fanno parte del nostro lotto, c'è giusto il Monopoli che ha giocato, mh, lo stesso, ha giocato tre partite in più del Brindisi eppure in classifica il Monopoli ha tre punti in più del Brindisi perdendo sette volte fuori casa quindi una partita in più del Brindisi però il problema principale è che alle sconfitte che ci sono ormai, è un dato certo, acquisito certo. il Brindisi non è riuscito neanche a tirar fuori dei punti tipo dei pareggi ha perso l'unico pareggio esterno è quello con il Biceglie con il Biceglie giusto? e ha vinto tre partite a tutt'oggi eh, Grottaglie Gelbison e Gladiator, Gladiator. quindi questo, con questo cosa voglio dire se ne è già parlato tanto del fatto della, del, del rendimento però è chiaro che questo dato rischia di pesare in maniera corposa su quello che sarà il proseguo del campionato perché? Perché noi ci aspettano molte partite fuori certo. casa meno 4 in casa e 6 fuori e se questo è il dato statistico ad oggi Avrei tanta voglia da tifoso di dire. Mi auguro che la squadra abbia la capacità di cambiare registro. Però poi sarà il campo a, a, a dare il responso. Perché anche a Taranto si è visto che, nonostante il Taranto, a mio avviso, e l'ho detto immediatamente dopo la partita, ha vinto, ma non ha convinto. E per me, quella partita ha dato quasi la certezza che il Brindisi non potrà lottare per la prima posizione. Facciamo gli scontri certo. e auguriamoci da tifosi che io sbagli, però è vero che secondo me anche il Taranto da quella partita viene fuori dimensionata e il dato è che è andata a San Severo e non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Ecco, Pietro, in questo periodo sicuramente avete parlato di questo ruolino di marcia anche con il nuovo tecnico, Che cosa, cosa ha detto? Cosa, cosa state facendo per cercare di migliorare questo cammino lontano dalle Mura Amiche? Guarda, io. Credo che siamo arrivati in un momento del campionato dove più o meno quello che abbiamo fatto è quello che, certo. che ci meritiamo. Certo mancano dieci partite, quindi è ancora lungo, manca ancora un bel, un bel cammino. Però io credo che ci sia un problema di personalità proprio del, all'interno della squadra. Perché poi ci sono situazioni e situazioni perché abbiamo perso partite dove magari meritavamo il pareggio, certo. vedi Metaponto, vedi... Uh, non ricordo forse a, con, con il Bisceglie non meritavamo il pareggio da quello che si dice per le occasioni proprio avute dal, dal Bisceglie però ci sono state tante partite fuori casa Spesso dove infortuni difensivi sì, eccetera che hanno comunque no, che per varie situazioni ci hanno portato a perdere la partita la gestione della partita di Manfredonia dove secondo sì. me siamo stati un po' uh, come dire non, non, non tanto svegli eh, guarda, io credo che di fondo ci sia il problema proprio di personalità di squadra, non, non è tanto caratteriale perché col carattere magari se una squadra gioca bene, è proprio sì. la gestione dei momenti e bisogna capire, come ho detto prima, che ci sono tante partite fuori casa, in campi molto difficili dove non dico di andare lì e difendersi perché... Comunque i punti dobbiamo farli, voi in un modo o nell'altro devi cercare di... Forse di vincere sarebbe la, la, migliore, la, la cosa peggiore da fare andare per non prendere, bisogna no, assolutamente provare a vincere. Assolutamente, no? però devi capire, devi entrare nell'ottica che giochi contro squadre, in campi, in ambienti particolari e che tu devi cercare di fare il meglio, quindi sbagliare il meno possibile, gestire meglio la gara e saper leggere le situazioni. Ecco, il credo del, di, te, di Marcello Chiricallo è comunque quello di essere molto prudente fuori casa, cioè, diceva il presidente Flora, Chiricallo preferisce pensare prima appunto a non prenderle e poi a possibilmente a vincere il match, questo lontano dalle mura amica ovviamente, però forse come diceva Pietro adesso è un po' troppo tardi per fare una cosa del genere, cioè bisogna scendere in campo e provare assolutamente a vincere queste, questi match che adesso sono lontano Infatti questo può essere un atteggiamento valido nel momento in cui... Si inizia una stagione e allora si vuole capire certo. come, che tipo di piega prenderà questa stagione, la, la stagione che va. Ora mancano 10 partite, noi abbiamo 10 punti di stacco, diciamoli 10, al di là del fatto che le altre ci saranno, avranno il turno di riposo, ma noi dovremmo ogni volta che una di queste. Riposerà. Noi dovremo prendere sempre i tre punti per, poter... che per recuperare quei tre punti tolti nel giro di andata. Eh, si è dovuto collezionare 5 certo. 6 consecutivi certo. per trovarsi di nuovo in, in, in sopra. Ecco perché dico classifica. a questo punto: la squadra, se vuole giocarsela ancora ma proprio con lo spirito e con il gusto di dire ragazzi non abbiamo più nulla da perdere certo. Giuliano cioè non deve più avere questo tipo di atteggiamento a mio avviso e poi posso anche sbagliare magari può essere che l'obiettivo dichiarato sia quello di rientrare nella griglia playoff e allora vai più guardingo perché chiaramente in quel caso te la giochi diversamente ma io personalmente, per come vedo la, la, la gestione proprio da un punto di vista proprio di, di etica sportiva, io sarei per dire ce la giochiamo fino alla fine al meglio. E, e ritornando un po' su quello che si diceva e che dicevo anch'io prima sui dati statistici, c'è da dire che il problema non è tanto e soltanto fuori casa, perché fuori casa le disattenzioni spesso hanno pesato tanto e ci sono costati punti. Ma non dimentichiamoci anche che il Brindisi, tra le prime in classifica, in casa è quella che ha pareggiato di più. Ricordiamoci quanti pareggi abbiamo. Ottenuto in maniera anche immeritata, perdendo certo. punti pesanti. Io ancora noi portavamo ad esempio quel pareggio con il Gladiator, che immediatamente tutti dicevamo: questi punti li ce li ricorderemo e, e li rimpiangeremo. Ma non soltanto, vincevamo col Francaville, abbiamo pareggiato. Avevamo la possibilità di vincere con, con la Turris con un rigore abbiamo pareggiato. Rigore. Però diciamo che quella è stata anche una partita con un tempo e un campo pazzesco. Quella con il Gelbison di cui parliamo tra il qualche istante perché abbiamo analizzato. La e vedere cosa sarebbe potuto succedere, però, prima diamo la linea alla regia perché dobbiamo ascoltare che cosa ha detto eh, Mister Chiricallo alla ripresa degli allenamenti, appunto martedì, dopo la settimana di pausa, analizzando eh, la sconfitta di tanto ma soprattutto proiettandosi già a quella che sarà la gara con il Marcianese. Sentiamo. Abbiamo un po' di problemi sotto l'aspetto di qualche giocatore che purtroppo non sta tanto bene, però allo stesso tempo non è che ci possiamo piangere addosso, cioè dobbiamo cercare di prepararci bene per una partita che sulla carta è difficilissima. E noi dobbiamo cercare di fare per forza bene perché è una partita troppo importante. Ah, è normale che il, il modulo che abbiamo utilizzato nelle ultime due partite sicuramente credo che abbia dimostrato di essere un modulo comunque che si può adattare a questi calciatori, però è anche vero che ogni partita è diversa e soprattutto per la difficoltà che abbiamo nel reparto di centrocampo cercherò di, sino a domenica di capire chi potrà essere utilizzato in posizione che magari non è neanche di, propria come ruolo naturale. La Marcianisa sicuramente è la, la sorpresa di questo campionato e dall'inizio del campionato che nelle prime posizioni ha perso la testa un paio di settimane fa è una squadra tipica no? di questa categoria, di, di gente che corre, di gente che si sacrifica che capisce, si è calata in quella che è questa categoria dove sicuramente a volte i nomi non servono, a volte servono magari altri attributi, altre caratteristiche che fanno la differenza. Alla ripresa uh, nella seconda parte della nostra trasmissione continuiamo a discutere di quello che è appunto il, uh, quello di cui stavamo parlando prima con Pietro Siciliano e Giancarlo Enrico, cioè di questi anche pareggi Casalinghi. Che già nel momento in cui sono maturati abbiamo detto: Forse un giorno li rimpiangeremo quei punti, non poteva essere diversamente. Ho puntato l'attenzione, tra, tra l'altro, proprio prima dell'intervista al Mister Chiricallo, su quello che è accaduto nella partita tra Brindisi e Gelbison. Una partita che io definisco maledetta, perché se quella partita fosse finita eh, 2-1, così come eh, ormai mancavano pochi secondi, eh, il Brindisi sarebbe stato primo, e forse adesso staremo parlando di tutt'altro. Sì, questa è poi la classica storia dei campionati che prendono spesso delle pieghe stranissime semplicemente per un risultato, perché se non ricordo male dall'inizio è eh tutta certo, una sfumatura. Tutta... <ride> esatto, quindi eh, e certamente rientra spesso nel destino, dei destini di alcune squadre, di alcuni tecnici, determinati risultati che... A quel punto davvero il Brindisi quella volta, quella domenica meritava ampiamente se non ci fosse stata quella svista dell'arbitro e del segnaline e di quella svista anche della difesa eh, e qui si ritorna sempre a dire che poi spesso noi commentiamo dei risultati anche a causa delle, di questi errori che magari sono singoli errori che a noi ci sono sempre costati tantissimo però eh, errori che ci stanno, ri ritorno a dire eh, un campionato lo si vince anche grazie all'attenzione alla e alla, e alla gestione di una partita. Io sono assolutamente d'accordo con Pietro quando diceva che questa squadra se ha un limite è proprio quello della personalità, perché io credo che l'agonismo, l'animo, la determinazione ce la mettono un po' tutti, però poi fa, rientra un po' in quelle che sono le caratteristiche proprie di ogni giocatore. Spesso abbiamo visto giocatori ben più mediocri di alcuni della nostra squadra, che però hanno reso queste squadre Forti, la nostra squadra, ma tutti anche in Serie A, giocatori passati nella storia per essere degli scarponi che però in quel ruolo andavano per la maggiore perché non poteva mancare in quella squadra un giocatore di quel tipo. Ricordo i Di Livio, i, i, nel Milan c'era quello biondo che, che mi sfugge il nome, ma. Eh, si potrebbe fare una, una, un, un elenco lunghissimo di quei giocatori con caratteristiche di personalità tali che hanno reso squadre forti. Io ritorno ora a commentare il discorso del campionato. Io vorrei che il Brindisi continuasse a lottare, però anche qui, sempre per divertimento, ho fatto prendendo dall dalla penultima promozione del Brindisi, dal Brindisi Boccolini, fino ad oggi, ci sono squadre che sono state promosse con... Otto sconfitte il Melfi, ma le altre arrivano a sei sconfitte 4, 5. Ma se noi pensiamo che abbiamo già sei sconfitte ad oggi, e quelle sconfitte invece sono squadre che hanno vinto un campionato. E quindi sono le sconfitte totali al termine di un campionato, mi risulta difficile pensare che se da oggi il Brindisi dovesse giocarle e vincerle tutte non so neanche se sarebbe possibile pensare ad un recupero Io credo che la cosa migliore in questo momento è proiettarsi sulla griglia playoff e poi prendere tutto quello che di buono viene ovviamente però l'obiettivo principale, adesso il si è in questo momento anche fuori dalla griglia playoff certo. solo per un punto se non erro quindi la prima cosa è ovviamente centrarla, la, 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 gli spareggi promozioni non la griglia di spareggi promozioni e poi di là ovviamente tutto quello che di buono viene eh, si sarà preso, sbaglio Pietro? Noi almeno io non ci tengo a, a vivacchiare. Certo. So che mancano 10 partite, quindi dobbiamo cercare di vincerle tutte come abbiamo fatto fino adesso. Cioè non credo che qualche, qualcuno scenda in campo anche fuori casa per perdere la partita o, o per fare eh, la giocata personale. O, quindi credo che in questo momento del campionato bisogna. Gestire alla grande il, il, le partite fuori casa, le partite in casa perché comunque siamo nel momento del campionato dove nulla è compromesso e poi possiamo anche vincere tutte possiamo continuare il nostro cammino altale, altalenante, come certo. dice qualcuno, però noi dobbiamo mettercela tutta fin quando ce la facciamo. Che se, poi alla fine, se sono playoffs, sia vittoria del campionato, qualsiasi certo. cosa, comunque è comunque un obiettivo che dobbiamo raggiungere. E che comunque anche, la, anche giocare, giocare dei playoff non è una cosa da, da tutti. Poi boh, sappiamo che giocarli in casa, giocarli come siamo fatti noi come squadra possiamo dar fastidio a tutti, quindi dobbiamo mettercela tutta già da domenica. Ecco Giancarlo, tra l'altro una nota che così pensavo l'altro giorno. Il gambino dell'inizio del torneo non l'abbiamo ancora più visto, poi più visto. Secondo te da cosa dipende? Non no. penso che sia un suo solo problema, può essere no, che la squadra no. non stia girando come dovrebbe e che quindi a, a, a Gammino anche arrivano mh, pochi palloni giocabili, voglio dire da quel punto di vista, no? Assolutamente, eh, sono d'accordo su questo, tanto è vero che eh, forse chi ha fatto sport, può capirmi, chi ha fatto sport può capirmi meglio in quello che dico, nel senso che eh, chi fa sport e riesce a trovare una forma... Mh, e' uno stato di grazia che spesso si cerca sempre di tutelare e chi, è, chi lo fa sente proprio lo stato di grazia che lo porta avanti e spesso riesce a fare cose che senza neanche pensarci tanto riesce a realizzare. Basta che questa cosa venga interrotta o dall'infortunio o come è successo a Gambino, tre giornate di squalifica, sono un mese più o meno di stasi. Ma non è tanto da un punto di vista fisico quanto di quello del clima, del fatto che la squadra lui ha continuato ad allenarsi, ma non ha vissuto quella che è l'espressione massima dell'allenamento, che poi è la, domenica, la partita domenicale. E, e sono cose che, per quanto tu vivi in prima persona, puoi anche entrare nello spogliatoio, vivere insieme a loro, puoi metterti in tribuna, ma non è la stessa cosa. E quel giocatore, secondo me, Gambino, e lo vedo proprio da quando è rientrato, svuotato. Fisicamente e psicologicamente. Si diceva, qualcuno diceva che c'erano le sirene del mercato che sì, lo hanno anche. Ormai sono state archivate. Eh, però, andate. ormai, essendo una. se fosse stato vero, probabilmente Gambino avrebbe accettato qualche offerta, avrebbe spinto la società a cederlo. Se la società avesse voluto. Esatto. Cederlo. Quindi credo che sia soltanto una primo questo, questo fatto, questo decadimento di forma. Però c'è da dire, e lo hai notato, e sono d'accordo con te. Che è pur vero che ciò che si vedeva all'inizio all stagione era un gioco, non dico costruito su Gambino, ma Gambino riusciva a cogliere tutte quelle occasioni che gli venivano fornite. Soprattutto. Perché io parlo con una logica che spesso può essere quasi disarmante, ma se io ho il colpitore di testa, certo. se io gioco nella Lazio e ho Close, e se sa so fare una cosa e quello di colpire di testa, beh, cercherò di far arrivare cross in area certo. per colpire. Io in queste ultime partite non ho visto fughe sulle fasce e cross Mi dispiace, non credo che sia una colpa, una volontà, magari c'è uno sviluppo di gioco che non porta questo a, a questa finalizzazione, però sappiamo che in questa maniera forse possiamo recuperare o abbiamo recuperato qualche giocata di qualche altro giocatore che prima non c'era. Che non giocava, C'è la testa di Siciliano Che ogni tanto si affaccia. Fortunatamente. <ride> ma devo dire che, se non ricordo male, un gambino, anche in quelle situazioni importanti, perché tutti sanno che vanno tutti a coprire e lascia. Eh, beh, normale, certo, è normale, certo. è semplice. e Questo succede in tutti di Sport. Soprattutto ecco perché, se la fase offensiva la sta facendo un difensore, dice, eh? stiamo tranquilli. Ecco perché mi piacerebbe. Ma qui io non voglio ergermi a, a tecnico, assolutamente no, però mi piacerebbe. Pensare che questa squadra possa sfruttare al meglio tutte le occasioni, tutte le situazioni di gioco, sia con un Yodice che con il Monopoli ha fatto vedere cose incredibili, ma nello stesso tempo mi dispiace pensare che un Pellecchia possa essere messo da parte perché tutti i giocatori sono utili alla causa. Così come mi piacerebbe vedere che Fella, giovane, ma che dovrebbe essere un po' un tantino più attento nelle fasi conclusive è così come rivedere qualche cross utile ma giocabile per Gambino perché sono convinto che ritornerebbe a colpire i testi e a fare quei gol magnifici che ha fatto nella prima parte 4 2 3 1 come va? diciamo che col Monopoli siamo andati bene perché comunque abbiamo più possibilità davanti avendo quattro giocatori forti che sia Pellecchia che non ha giocato che sia ancora lo Iodice che abbiamo visto col Monopoli Fella e Greco e gli altri che ci sanno Io credo che dobbiamo sfruttare le caratteristiche lì davanti. Quindi, credo che sia un modulo che eh, anche in mezzo al campo abbiamo avuto delle difficoltà. Quindi, certo. abbiamo un po' lasciato andare il 4-3-3 o con i tre centrocampisti. E credo che al di là della partita che Monopoli, poi a Taranto, non abbiamo, abbiamo fatto la stessa partita, però sia un modulo, un modulo che risalta soprattutto le nostre qualità offensive, quindi penso che ci siamo trovati bene. Emergenza centrocampo. Noi mai una cosa assodata Giancarlo, eh, ci sono veramente pochi centrocampisti di ruolo, anzi, proprio, forse non ce ne sono per niente, nel senso sono Troiano e Pollidori. Adesso Troiano mancherà con il Marcenise perché è squalificato e, e chi dovrà uh, sperimentare, tra virgolette, che poi sperimento ormai più non lo è perché l'aveva già fatto Mister Ciullo. Vetrugno probabilmente in mezzo al campo. Tra l'altro, Vetrugno è un Jolly, eh, quindi, stato al momento dell'acquisto, eh, sapevamo già che potevamo vederlo sia in difesa che in mezzo al campo. Eh... Ci potrebbe essere anche la possibilità di Gasperini G Gasperini? Sì, sì, però, certo, qui potremmo, certo. diciamo che quello per, car che il giocatore per caratteristiche potrebbe avere più chance di essere messo in mezzo al campo. E eh, Vetrugno, anche, anche Pellecchia, voglio dire, al limite certo. potrebbe essere. E Gasperini potrebbe essere invece affiancato a Pietro, comunque sono cose che ovviamente andremo a vedere direttamente domenica prossima, non possiamo saperlo prima. Eh, tu come vedi questa difficoltà in mezzo al campo? Ricordiamo che Camano non è al top delle condizioni, non lo è mai stato purtroppo dal suo arrivo a Brindisi. Vabbè, qui mi, mi vuoi fornire un assist, ma oh. lo prendo e te lo e ribatto, nel senso che sì, anche a me piacerebbe vedere un giocatore ogni tanto. E non riusciamo a capire, certamente ci sono problemi. E mi dispiace per il giocatore e mi dispiace per il fatto che un giocatore del genere sia un'arma in meno che la certo. sua rabbia anche perché che... comunque nel momento in cui il Brini si è scelto di prendere questo giocatore si è fidata di, di quello che aveva già fatto questo giocatore che comunque certo. aveva già fatto bene a quindi... non poteva non, non contare sul suo contributo però non abbiamo ancora visto abbiamo i... avuto fo poca fortuna probabilmente certo. peccato perché non lo abbiamo visto e probabilmente speriamo che lui possa risolvere i suoi problemi e poterlo vedere in campo comunque detto questo eh, io credo che l'assenza di Troiano sarà, è purtroppo grave per, per il ruolo che stava assumendo eh, Troiano in, questo, in questa squadra perché Troiano senza voler nulla togliere a chi c'è stato prima io l'ho già detto altre volte è il giocatore, è la sintesi di quello che io spesso vedevo che mancava in questa squadra sono due dei giocatori diversi sì. cioè non sono paragonabili no, 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 no però io personalmente ho sempre amato molto quei giocatori che hanno quelle caratteristiche di essere davanti alla difesa, spesso danno una mano, filtrano, aiutano, eh? però allo stesso tempo hanno dei piedi buoni e hanno quella responsabilità, quella personalità di dire palla a me e gestisco io. Noi spesso abbiamo avuto dei giocatori ugualmente buoni, che però eh, io ricordo che Marsili, giusto per parlare degli assenti, notavo come dif di era differente quando Bravo. avevo un De Martino di fianco Bravo. e, e quando non c'era. Cosa che purtroppo ho potuto fare pochissimo. Ricordiamo che forse Marsili De Martino l'ho giocato solo nella strepitosa gara col Taranto in casa ed era il momento in cui De Martino stava veramente... Certo. Mh, e ricordo consumendo. che De Marsili, libero da un certo tipo di eh certo. compito, di copertura, perché eh c'era certo. De Martino che certo. ci pensava lui. Ha Fatto delle cose incredibili quando invece era da solo la preoccupazione di dover dare una mano e fare da filtro la difesa. Spesso allora, diciamo così, lo diciamo che il vero tra virgolette. Marsili è quello visto a Matera sembrava un altro giocatore, tanto che io ho detto, Ma è lui, cioè voglio dire, eh, no Comunque, molti di noi lo hanno pensato, non volendo insomma, parlare ormai di degli assenti, di, di, che degli assenti e degli, degli avversari, <ride> e a cui auguriamo buona fortuna. Tra l'altro, Marsili primo in classifica. Penso che l'assenza eh, di, di, di Troiano sia un'assenza pesantissima. E qui l'invito che noi da tifosi facciamo, oltre che da osservatori e da cronisti, è quello che la squadra possa veramente far quadrato: cioè che l'assenza tecnica di un giocatore importante come Troiano possa essere coperta dalla, dal grande spirito di squadra certo, certo. che possa far valere eh, non tanto l'estetica, ma la qualità. Perché domenica. È la prima di quelle dieci partite che secondo me il Brindisi deve giocarsi a viso aperto. Assolutamente sì. Partite da tutto dentro o tutto fuori. Sono d'accordo con te, tra l'altro colgo l'occasione perché parlavamo di centrocampo per augurare un grandissimo in bocca al lupo a Danilo Favia. Sappiamo benissimo che il giocatore ha avuto un brutto infortunio, che adesso dovrebbe operarsi, quindi eh, prima del prossimo campionato probabilmente non scenderà più in campo. Quindi un abbraccio a Danilo Favia da, Favia da tutti noi, sicuramente anche Pietro vuole salutare sì, Danilo perché. l'abbiamo già fatto, ma gli rinnovo in bocca al lupo. <ride> ecco, quindi c'è anche questo handicap, non c'è neanche più Favia, quindi lo abbiamo dimenticato. Allora, Domenica domenica prossima il Brindisi va in campagna con il marcianese, vice capolista di questo campionato, Pietro per vincere, non ci sono dubbi. Sicuramente, sicuramente sappiamo che incontriamo una squadra forte che gioca molto sulle ripartenze. Sappiamo di trovare un campo che non è proprio in ottime condizioni. Quindi non agevola loro. Che comunque è una squadra che tenta di giocare la palla già da, dal portiere e non agevola neanche noi. Siamo pronti per questa battaglia, come dico io. Diciamo, abissiamo quello che è successo in casa all'andata. <ride> sì, sì beh, poi è stata una partita diversa. Però la squadra è quella là, l'idea di gioco è quella perché certo. l'allenatore è, è, è rimasto quello là. Quindi conosciamo tutti i pregi e i difetti di quella squadra e quindi ce la giochiamo veramente a viso aperto. Allora, brevemente questo marcianise brindisi una gara sicuramente come dicevi dentro o fuori, ma il Brindisi deve cercare di accorciare lo succhiare punti per eh, centrare questa griglia playoff. off Sì, ribadisco il concetto di prima, o ora non è più il tempo, un po' come il discorso fatto da Renzi alle camere, non, <ride> del, 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 non è più il tempo di perdere tempo e delle parole stop, ma il tempo dei fatti io credo e spero che loro vogliano loro parlando dei ragazzi vogliano tirar fuori sono le ultime dieci partite tutto quello che possono tirar fuori con la grinta con, con la, la forza d'animo, con il, il blocco della squadra, tutto quello sì, che ma si fa. fare tra mettetela dentro questa palla e vincete queste gare. Sì, sì, anche <ride> vincere 1-0 al 90. Non, non, non ci interessa. Tenendo Importante presente che ricordo che il Marcenese fu una di quelle squadre che a me colpì perché appunto giocava. Matera ha vinto Grottelle sul rigore, quindi anche ha Autogol. Ah, eh, quindi va benissimo anche così. Que ecco <ride> perché va bene così, sono convinto che il Marcenese se la giocherà perché sta Assoluta. giocando. E questo potrebbe agevolarci, nel senso che noi troveremo una squadra che a viso aperto ci affronterà e noi senza nessuna paura dobbiamo eh, giocarcela anche noi. Bene, adesso non possiamo far altro che lanciare la scheda del prossimo avversario, appunto il marcio nite e con questa scheda vi salutiamo, vi ringraziamo per la cordiale attenzione eh, ringraziamo ovviamente la società per averci fornito nuovamente un tesserato del brindisi che è appunto è stato Pietro Sicignano e grazie Pietro per essere stato con noi eh, ovviamente ci saranno altre occasioni sicuramente grazie a Giancarlo Enrico grazie ci a sentiamo voi. e ci vediamo alla prossima noi vi ricordiamo che eh, brindisi Gole è in rete ogni giovedì e vi resterà oh, ovviamente come sempre nel nostro archivio pensate potete anche andare a vedere la prima puntata ci sono davvero tutte quindi eh, giovedì sempre ovviamente la puntata fresca della settimana a tutti grazie per l'attenzione e forza brinditi Con l'amaro in bocca per la sconfitta di due domeniche fa a Taranto, osservato il turno di riposo di domenica scorsa nella giornata in cui il Franco Fanuzzi avrebbe dovuto ospitare la gara tra Brindisi e Nardò, ormai radiata dal girone H della Serie D. L'11 Biancazzurro prosegue gli allenamenti per preparare la difficoltosa trasferta di domenica prossima, 2 marzo, sul terreno di gioco del Progredito di Marcianise. Squadra seconda in classifica a 42 punti, ma capolista fino alla ventitreesima giornata, quando ha subito il sorpasso da parte del Matera ci vorrà un brindisi capace e deciso date le gare rimaste da giocare fino al termine della stagione regolare la squadra brindisina settima a 35 punti 10 in meno della capolista è attualmente fuori dai playoff mister Chiricallo come se non bastasse dovrà anche fare la conta dei centrocampisti un settore già in emergenza sarà interessante vedere alla luce dell'infortunio di Favia stagione finita per lui la squalifica di Troiano e le non perfette condizioni di Edward Camano che ha Proseguito con il lavoro differenziato e che lo staff medico sta cercando di recuperare quali saranno le pedine da utilizzare. Sul campo del Marcianese non è escluso che si possa riproporre vetrugno in mezzo al terreno di gioco, come già aveva fatto l'ex tecnico Ciullo a Matera. L'11 campano, fermato sul pareggio a reti bianche domenica scorsa in trasferta al Torre del Greco contro la Turis può contare sul miglior attacco del campionato con 44 gol, reti che hanno permesso ai casartani di conquistare il maggior. Numero di vittorie in campionato: ben 12. Foglia Manzillo è un cultore del 3-5-2. Ed in campo potrebbe schierare il 93 in bimbo in porta. Ex Termoli e Casartana, in difesa il trittico pagano Posilipo, ex Campobasso, e il 94 Corduas. A metà campo Vitiello, acquistato a dicembre dall'Isernia. Temponi, ex Sant'Antonio Abate, e Viola, ex Gavorano. Esterni Conte, ex Isola Liri, destra il 95, Verdone, rispettivamente a sinistra. In attacco il 93, Allegretta, in coppia con Citro, capocannoniera del girone, con 17 gol. Partita comunque tutta da seguire dal risultato tutt'altro che scontato. Si ringrazia. Palazzo Virgilio, hotel-ristorante, meeting e congressi. Corso Umberto I, Brindisi.